E buonasera dal telegiornale di Toscana TV. Apriamo con la notizia del giorno in chiave sportiva, ovvero il divorzio tra Fiorentina e Gennaro Gattuso. In città i tifosi si sono divisi, intanto impazza il totonome da Fonseca che non andrà più al Tottenham. Pare ci possa andare proprio Rino Gattuso, ha i nomi ovviamente di Rudy Garcia e tanti altri. Prima il servizio di Fabio Ferri e poi sentirete le voci dei tifosi. Dopo 22 giorni, Gennaro Gattuso non è più l'allenatore della Fiorentina, come confermato dalla nota rilasciata dal club Viola questa mattina. Un addio che ha del clamoroso, una stagione mai iniziata, l'ombra di Jorge Mendes e di strategie di mercato dissimili tra le tre parti del mosaico, la Fiorentina, Mendes e Gattuso, che da Mendes è assistito. I rapporti tra la Fiorentina e il super procuratore portoghese sembravano essere partiti bene, con la Fiorentina seriamente interessata ad altri suoi clienti come Sergio Oliveira e Gonzalo Guedes. Poi l'irrigidimento viola sulle commissioni da fare arrivare all'intermediario lusitano, con il conseguente congelamento dei rapporti, e un Gattuso che ci ha ripensato, chiudendo, anzi non iniziando mai, i rapporti con la squadra del presidente commisso. Evidentemente Gattuso ha visto come un ridimensionamento delle ambizioni la frenata per Sergio Oliveira, a cui nella giornata di ieri si è aggiunta anche quella per Nico Gonzalez, sempre più verso il Brighton. A un mese dall'inizio del ritiro di Moena, la Fiorentina si trova adesso senza allenatore, con il primo acquisto ancora da far registrare e con una virata da eseguire velocemente per non far sì che la nave naufraghi in maniera disastrosa. Per prendere il posto su cui Gattuso non si è mai seduto, si pensa a Rudy Garcia e Claudio Ranieri, ma, visto come la proprietà ha abituato il pubblico, non sono escluse sorprese. Ma non mi voglio esprimere, sono troppo delusa. Ma delusa dall'allenatore o dalla società? Dall'allenatore più che altro. Siamo solo arrivati in basso alla classifica, non è che c'è stato grossi investimenti su giocatori e quindi ci si trova questa situazione. Deluso sono deluso, io avevo fatto affidamento, ero tranquillo perché la mia garanzia era proprio quella di avere una persona come Gattuso e di avere George Mendes come procuratore. Speriamo di avere un'annata un po' migliore di quella dell'anno scorso e che ci sia anche una riforma del calcio. I procuratori non possono più essere loro a fare le squadre. Io penso che prima degli allenatori, dei giocatori e tutto, va fatto la società. Prima si fa una bella struttura societaria e poi piano piano si comincia a fare gli innesti. Speriamo bene, perché per conto mio è lo staff tecnico che non ci capisce, che non riesce a prendere delle decisioni ben nette. Se anche mai gioco dell'OA, si è ritornati un'altra volta al punto di partenza. Ora lì ci vuole chiarezza, unità fra tifosi e sapere quello che va fatto, perché qui non si può continuare a questa maniera. Cioè, qui non siamo veramente al Borgo Rosso, a Fiorentina, a Firenze, noi tifosi, la storia della tifoseria della città. Cioè, noi ci si merita serietà, rispetto. Ed apriamo il capitolo della cronaca, ci spostiamo subito a Prato, torniamo sul caso di Luana D'Orazio, la perizia evidenzia una manomissione al quadro elettrico dell'orditoio, ci spiega tutto Eleonora Barbieri. Una manomissione al quadro elettrico avrebbe consentito il funzionamento dell'orditoio dove il 3 maggio scorso è morta Luana D'Orazio anche senza la saracinesca di protezione al macchinario abbassata. Lo avrebbe accertato la perizia in corso sul macchinario. Potrebbe trattarsi di un ponticello che avrebbe permesso di bypassare i sistemi di sicurezza dell'orditoio costruito da una ditta tedesca e considerato all'avanguardia proprio per la tutela degli operatori. La perizia sul macchinario della ditta di Montemurlo dove è avvenuta la tragedia avrebbe rilevato anche una modifica che avrebbe consentito il funzionamento in automatico. In particolare il pulsante di avvio che a saracinesca alzata dovrebbe essere inattivo avrebbe funzionato lo stesso. L'esperto incaricato dalla procura, l'ingegner Carlo Gini, ha tempo fino all'11 luglio per consegnare la perizia che dovrà chiarire anche altri aspetti tecnici, quali la velocità registrata dall'orditoio al momento dell'incidente, la fase esatta della lavorazione quando la giovane è stata risucchiata e eventuali anomalie nel funzionamento. Martedì pomeriggio il sostituto procuratore Vincenzo Nitti ha interrogato i titolari dell'orditura e indagato
reati per omicidio colposo e rimozione o omissione delle cautele antinfortunistiche, contestati anche al terzo indagato, il manutentore del macchinario Mario Cusimano. Luana Coppini ha risposto per oltre 2 ore alle domande del magistrato, mentre il marito Daniele Faggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. E dopo 9 ore di interrogatorio, Francesco Lupino, il tatuatore in carcere a Pisa da settimane con l'accusa di aver ucciso Cristina Novak, la 29enne ucraina a Castelfranco di Sotto, la notte tra l'1 e il 2 novembre, ha confessato l'omicidio quest'oggi. E invece ci spostiamo a Castel Fiorentino perché si sono svolti oggi i funerali dei coniugi Pascio, i cui corpi sono stati ritrovati, fatti a pezzi in 4 valigie alla periferia di Firenze, presente anche il figlio indagato per il duplice omicidio Tauland Pascio, il servizio di Rachele Campi. Sono sepolti uno accanto all'altro all'interno del cimitero di Castelfiorentino, Spetim e Teuta Pascio, i coniugi uccisi e fatti a pezzi trovati in 4 valigie vicino al carcere di Sollicciano a Firenze. Questo pomeriggio si sono svolti i funerali, presenti i 3 figli, Dorina, Vitore e Tauland, quest'ultimo indagato per il duplice omicidio dei genitori. L'uomo è stato accompagnato dalla polizia penitenziaria di Como, città dove sta scontando in carcere una pena di 3 anni e 4 mesi per detenzione di droga. Tauland è stato interrogato pochi giorni fa dal pubblico ministero per fare chiarezza sul giallo, che vede altri 2 indagati, Elona Calescia, sua ex fidanzata, con il fratello Denis. Alla funzione, amici e parenti, chi ci ha parlato è stato il nipote di Spetim Pascio. Oggi c'è stato il funerale, insomma, quali sono insomma, le emozioni che avete provato di questa vicenda? In questo momento sono ora riposano in pace, è tutto qui. Poi chi ha sbagliato paga, cioè io abito a Siena, non è che sto qui di zona, sì che io non so nulla. C'erano anche le figlie? Certo, le figlie sono anche suo figliolo, c'è stato e sono andati via. La verità non ho idea, ma chi ha fatto questa bella cena, cioè la deve pagare, ma deve pagare proprio una meraviglia, perché non sono cani questi, erano due genitori, due anziani, cioè non si può andare in questo modo. Grazie. E torniamo sul caso della morte di Niccolò Ciatti, il giovane fiorentino assassinato in una discoteca in Spagna. Quest'oggi ha parlato il padre Luigi perché è imminente la scarcerazione del ceceno. Il servizio di Teresa Rabotti. Verrà scarcerato Rasul Bisultanov, il ceceno accusato insieme a 2 connazionali dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. A confermare la notizia, riportata oggi da alcuni quotidiani, il padre del giovane. Mentre stiamo parlando, spiega Luigi Ciatti, lui potrebbe essere già fuori dal carcere spagnolo. Bisultanov, l'unico degli indagati al momento detenuto e che secondo l'accusa avrebbe sferrato il calcio che colpì alla testa Niccolò facendogli perdere conoscenza, uscirà per scadenza dei termini della custodia cautelare. Manca solo l'ufficialità, ma è già tutto predisposto, afferma Luigi Ciatti riportando quanto accertato dai suoi legali. Ha diritto a uscire dal carcere perché la Spagna non è stata in grado di fare un processo entro 4 anni dal fatto. Ci risulta ci sia un atto già pronto, prosegue, in cui si stabiliscono la scarcerazione e l'inizio del processo, che dovrebbe essere tra fine novembre e inizio dicembre. Non sappiamo neppure quali limitazioni della libertà avrà, aggiunge ancora il padre di Niccolò. Probabilmente avrà un obbligo di firma. Cosa dovrei fare? Si chiede. Mettermi io al suo pari e aspettarlo fuori dal carcere? Siamo arrabbiati e amareggiati, anche se lo sconforto è ai limiti. La giustizia spagnola, afferma ancora, è dalla parte dei ceceni. In 4 anni non si è riusciti a fare un processo. Ed apriamo la parentesi legata al coronavirus in Italia e in Toscana. Sono 60 i nuovi positivi nella nostra regione, registrati quest'oggi, 1325 quelli in Italia. Il tasso di positività è dello 0,43% nella nostra regione, lo 0,7% in Italia. Un dato decisamente positivo anche considerato che è la giornata di giovedì. E passiamo invece alla notizia dedicata al Green Pass, perché sarà possibile ottenere una delle certificazioni verdi Covid
Covid-19 anche in farmacia. In alternativa alla versione digitale, sottolinea Palazzo Chigi, i documenti potranno essere richiesti sia dal proprio medico di base sia dal pediatra che in farmacia, utilizzando semplicemente la propria tessera sanitaria. E quest'oggi è stata una giornata di festa importante per un'inaugurazione all'Hitachi Rail, importante azienda con sede a Pistoia. L'obiettivo è immunizzare 5.700 addetti. Presente anche il presidente della regione Eugenio Giani. Teresa Labotti. La vaccinazione aziendale è importante per la fase che noi andremo a vivere, una fase in cui il virus è chiaramente più sotto controllo, ma contemporaneamente deve essere monitorato soprattutto nei luoghi in cui si creano per forza di cose associazioni di persone. I luoghi di lavoro sono questo. La Hitachi Rail si ferma per 3 giorni per vaccinare 1.100 lavoratori tra dipendenti e indotto. Stamani è stato inaugurato il centro vaccinale mobile all'interno dello stabilimento pistoiese, dove si producono treni. Il piano vaccinale punta ad immunizzare circa 5.700 persone tra lavoratori dell'azienda e personale delle società fornitrici, che stabilmente lavorano presso le sue sedi italiane, con adesione su base volontaria. Nella produzione di materiale rotabile, nell'evoluzione tecnologica sui trasporti, Pistoia è in qualche modo la capitale della Toscana e affonda le radici tutto questo in un percorso storico importantissimo. E torniamo invece indietro rispetto proprio all'omicidio Niccolò Ciatti, perché è arrivata adesso una notizia in redazione: portare al vertice bilaterale tra Italia e Spagna previsto per domani il caso dell'imminente scarcerazione di Rassulbi Sultanov, il ceceno appunto accusato insieme a 2 connazionali dell'omicidio Ciatti. A richiederlo il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha parlato quest'oggi con il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro degli esteri Luigi Di Maio. E invece ci spostiamo a Firenze, perché dopo le polemiche per il nuovo cordonato sulla Basilica di Santo Spirito, l'assessora Alessia Bettini dal Comune di Firenze si difende dalle accuse delle ultime ore. Sì, lo voglio dire con chiarezza, il cordonato che stiamo montando in piazza Santo Spirito è la risposta ad una situazione di emergenza che era andata totalmente fuori controllo. Voglio ricordare a tutti, lì avevamo persone che urinavano sulla basilica, assembramenti, bivacchi, scritte vandaliche, e rispetto a questo c'erano cittadini che ci chiedevano la cancellata e altri che hanno continuato sistematicamente a violare tutte le norme di civile convivenza. Noi abbiamo trovato un punto di equilibrio, il cordonato, che lo voglio ricordare, non è fissato a terra, quindi non ha compromesso minimamente il lastricato. Si tratta di chiodi fiorentini che poggiano su un basamento che è grande proprio per avere maggior radicamento a terra e che è di colore scuro per la sicurezza delle persone. Per noi questo è un provvedimento temporaneo, monitoreremo tutta l'estate. L'importante è che ci sia da parte di tutti il rispetto delle regole. Lo voglio ricordare, è un luogo di culto ed è uno dei principali e più belli monumenti del Rinascimento. Comunque nei prossimi giorni cercheremo anche di migliorare l'aspetto estetico mettendo delle piante come già c'erano in queste settimane. E appunto su Firenze non ci saranno i fuochi per San Giovanni del prossimo 24 giugno a causa delle disposizioni sanitarie. Ovviamente le porte saranno illuminate, le porte della città, le 6 porte della città, la chiesa di San Miniato al Monte, il loggiato dell'Istituto degli Innocenti e le rampe del Poggi con delle luci colorate da parte di Silfi S.P.A. Invece nella mattina ci sarà il 24, la tradizionale festa degli omaggi e il corteo dei ceri. E ci spostiamo. Stiamo sulla costa, perché Viareggio torna ad essere bandiera blu, oggi la celebrazione con proprio la bandiera che sventola nel centro della città. Si sono svolte a Viareggio le cerimonie per l'alzabandiera della bandiera blu 2021, il riconoscimento internazionale che viene assegnato ogni anno in 49 paesi alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. 3 i punti scelti simbolicamente per la cerimonia: la Marina di Torre del Lago, il bagno Ernesta in Darsena e il pennone del Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini. Un simbolo, quello della bandiera blu, universalmente riconosciuto come certificazione della qualità delle acque e dei servizi offerti. Questo è un simbolo che rappresenta una certificazione per le spiagge di Viareggio e di Torre del Lago. Rappresenta una certificazione soprattutto per i servizi che la nostra comunità offre ai turisti e agli ospiti. Sì, la bandiera blu
certifica la qualità delle nostre acque, certifica la qualità del nostro turismo e quindi è importante che ci sia, che venga confermata ogni anno, e Viareggio da questo punto di vista è veramente la città che più di ogni altra ha confermato questa costanza nella qualità dei nostri servizi. Per noi è importante perché così anche i nostri clienti, chi viene a Viareggio sa che Viareggio è una città che punta tutto sul turismo, sulla balneazione e sul benessere che tutti noi vogliamo offrire ai clienti e alle persone che vengono a visitare il nostro territorio, non solo Viareggio ma tutta la costa della Versilia. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, stasera alle 21:15 torna il Salotto del Calcio, voi state su Toscana TV.